tour elettorale per il candidato alla presidenza della regione Gaspare Sturzo. Il rappresentante di Italiani Liberi e Forti dei movimenti civici solidali è stato ieri a Comiso, a Villa Orchidea, poi ha proseguito con una tappa modica a Villa Cannizzo. Sturzo ha affrontato i temi della campagna elettorale ed ha spiegato le priorità del suo impegno politico. Ha proposto il problema della moralità nella vita pubblica, ha proposto di abbassare i compensi esosi dei parlamentari all'ARS, oggi equiparati a quelli del Senato. Poi ha parlato anche di temi locali ed ha chiesto una commissione d'inchiesta per verificare le ragioni della mancata apertura dell'aeroporto di Comiso. Uno dei temi che noi abbiamo messo nella nostra agenda è una commissione d'inchiesta per verificare le ragioni della mancata apertura di Comiso e quanto questa mancata apertura sta costando ai cittadini, non soltanto di quest'area regionale della Sicilia, ma a tutti coloro che hanno pagato le tasse per vedere realizzata un'opera che nel frattempo sta deperendo. Sturzo ha anche criticato le politiche europee che penalizzano l'agricoltura siciliana, favorendo l'ingresso di prodotti del Marocco senza garanzia di salubrità. Inoltre, a suo parere, bisogna liberare i mercati generali dal controllo delle mafie che oggi sottraggono il reddito ai produttori. La ricetta per l'agricoltura è legata allo sviluppo di tutto ciò che è biologico, che è competitivo sul mercato del nord Europa. Purtroppo sappiamo che gli accordi che l'Europa sta facendo introdurranno nel mercato europeo i prodotti agricoli del Marocco, quindi occorre intanto andare a verificare che questi prodotti che entrano nel nostro territorio non siano dannosi per la salute dei cittadini, e questo lo faremo utilizzando le strutture del corpo forestale regionale e degli uffici che tutelano la salute pubblica. Dopodiché dobbiamo liberare i mercati generali dal controllo mafioso, perché il prezzo dei prodotti agricoli che viene bandito all'interno dei mercati generali è un prezzo sotto il controllo delle mafie. Quindi liberare i mercati generali vuol dire restituire la dignità ai nostri imprenditori agricoli di poter partecipare a stabilire qual è il prezzo dei prodotti che essi contribuiscono a portare ai mercati generali.